Pronti? No, Gasi subito. Grande Gasi. La prossima Gasi. Vai avanti, vai avanti. Il vero e unico editore di autori su YouTube. Io mi sento in quanto sapere. Vieni, vieni. Vuoi salire con noi? Dai, vieni su. Anche una coppia vincente. Io registro Fede. Dai. Fede. Fede, io registro, Io registro. È una curiosità, dai, che io non capisco un cazzo. Una volta terminata la macchina, qualsiasi essa sia, lascia stare le tue macchine, sì, che puoi usarle con la targa a prova come io, sì, ma quelle dei clienti, sì, come li omologhi di meccanico, una roba del genere? Le macchine e poi le targhe in Italia. C'è un sottile equilibrio tra il limite e la legge. Già sono andato prima, quindi voglio capire. Allora, perché così lo fa anche lui, capito? No, ma le due macchine è un altro discorso. Tranne le classiche, che sono italiane, tutte le altre sono estere. Io le compro esclusivamente all'estero. Tipo questa. Questa è ungherese, l'Anser è spagnolo, la Skyline è polacca e le tengo tra gambe. Andrà sdoganata se è una macchina che arriva fuori dalla CE. No, se, no, però le CE. No, sì, CE. In terra no. Inghilterra non l'ho mai detta, però. Perché inglese mi hai detto? No, spagnolo. Ungherese. Sono tutte europee e sono tutte, rimangono targate europee e vengono da noi per fare una lavorazione. Quindi dal momento in cui io ho finito il mio lavoro, loro curano dove vanno. Ah, ok, cioè loro ti consegnano anche, io la voglio così. L'italiano può comprare una macchina in Polonia. Sì, questo tu gli disegni il vestito e gli dici questa qui è la macchina, ciao. Esattamente. Ognuno ha la responsabilità loro. Sanno che io non ho la fiche da costruttore e quindi non li posso usare. Quindi praticamente il tuo lavoro, quando ti consegna la macchina, il lavoro è già venduto. Quindi non è che tu compri una Supra sperando che qualcuno la voglia modificata come la vuoi tu. Te la fanno su commissione. Qui c'è, si sta, il confronto è tra l'anima classica e ovviamente l'upgrade. Sono due mondi diversi. Sono due mondi diversi che però stanno convivendo. Tolgo il disturbo. No, ma che disturbo? No, siamo tutti ospiti qui. Grazie. Bravo Fede. Allora, questa cosa è un'idea, anche io tra l'altro.